Il comune di Lucca Sicula è il primo della provincia di Agrigento a dire ufficialmente di no alla tecnologia 5G. Lo ha fatto attraverso una delibera di giunta dove si specifica che attualmente gli impianti di telefonia 5G sono considerati da alcuni studi scientifici potenzialmente pericolosi per la salute umana. Attraverso l'atto amministrativo, quindi, si esprime un parere negativo riguardo all'estensione sul territorio di Lucca Sicula della nuova tecnologia, almeno fino a quando non ne sarà garantita la completa sicurezza. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Dazzo, propone nel documento anche delle alternative, come la realizzazione di soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale e sanitario e l'attivazione di servizi e sistemi di monitoraggio ambientali e sanitari con l'ASP, l'ARPA e con le università siciliane. Queste le dichiarazioni al nostro telegiornale del sindaco Salvatore Dazzo. Il 5G intanto è la tecnologia di rete mobile che si prepara a superare l'attuale 4G. Attualmente è in fase di sperimentale in alcune città, in diverse città, però ad oggi, in base agli studi che si stanno portando avanti, non si conoscono, appunto, non si conoscono gli effetti, o meglio, non si evince, non è chiaro se sia nocivo per la comunità, appunto, per la salute dei cittadini. Pertanto la giunta municipale ha adottato un atto di indirizzo del via del tutto precauzionale in attesa appunto che ci siano degli sviluppi. Quindi la giunta ha detto no alla sperimentazione del 5G in considerazione del fatto che abbiamo a cuore ovviamente la salute dei nostri cittadini. Tra l'altro il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente garantito, quindi dall'articolo 32 della Costituzione, il quale appunto garantisce la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Questo è un atto che abbiamo intanto emanato in via d'indirizzo, anche confrontandoci con il Consiglio Comunale, con alcuni cittadini che non hanno esitato a segnalarci i danni che potrebbero derivare appunto dalla sperimentazione del 5G sul territorio comunale. È un no appunto in via precauzionale perché ci troviamo in fase di sperimentazione. Successivamente e a conclusione appunto degli studi, qualora, e questo ce lo spieghiamo tutti perché la tecnologia è sempre a favore appunto della collettività, non dovesse essere nocivo per la collettività, non esiteremo ovviamente a revocare l'atto e ad accogliere anche questa nuova forma di tecnologia.